Buonasera, 11 agosto 2009 presso il Porto Allegro e vediamo i padiglioni, stand e espositivi in occasione della manifestazione estiva che si ripete da anni. Tra gli organizzatori ho davanti la videocamera per il blog del Basso Lazio, Centro Italia e Facebook, il signor assaiante Luigi, al quale chiedo da quanti anni organizza questo evento? O è la prima volta? Sono circa 3 anni che organizziamo questa manifestazione. Manifestazione si divide in vari giornate? Un mese di animazione, di divertimento, di spettacolo, tutto gratuito, voluto dall'amministrazione comunale, per cui la gente viene numerosa. Da più luoghi, paesi? Sì. Perché la pubblicità è stata abbastanza a tappeto. Da Castelforte ad andare verso Sperlonga. Naturalmente non è l'animazione di piccoli centri, Formia è un grosso centro turistico, per cui accoglie anche tra gli ospiti, come questa sera. Sì, stasera ci sono i titolo voi, che sono venuti già l'anno scorso e hanno ottenuto un grande successo. Seguirà poi Simone Schettino nei prossimi giorni, il 17, poi ci sarà Gragnaniello, poi ci sarà alcuni musical. Gruppo musicale che interpreta musiche e le canzoni? Sì, ci sono delle cose. Padre Pio? Quello sì, il 13 dovrebbe esserci. Poi c'è una cover, ci sono le cover, c'è una Coverland che è organizzata da un'altra associazione. Domani sera ci sono i Trigis, poi ci sono i Pink Floyd, ci sono i Toto, e ogni sera c'è una varietà, diversificato tutto, ecco, nel Porto Allegro sto riprendendo il banner esposto. E quindi questo, a che giornata siamo arrivati? Siamo arrivati all'undicesima, poi dopo ci saranno delle altre. E a fianco a questo padiglione c'è anche lo stand palaghiaccio. Che è il secondo anno. C'è un'area comprabile, un'area giostre, c'è l'area pizzeria, c'è l'area food con gelateria, panini, eccetera. E poi c'è un bar dove c'è una grande pista da ballo, dove ogni sera c'è un DJ oppure un'orchestra che comunque fa ballare gratuitamente i cittadini formiani. Quindi l'area del porto di Porto Allegro è veramente grandioso, sì, perché ospita tantissimi quadri, ci sono stand, è una cosa voluta dall'amministrazione, dal sindaco Michele Forte e hanno dato l'incarico ad assaiante, appunto, che è come qua davanti. Noi associazione, che sono 3 anni già che facciamo questa manifestazione, ha riscosso un grosso successo. Ecco, spiegate un attimo, che associazione è, culturale o? Un'associazione culturale sportiva che si chiama Polisportiva Sport Events, che già sono 3 anni che opera in questo settore. In pratica hanno la fiducia in voi e hanno dato questo incarico. Ma i risultati si vedono, se lei dopo farà la ripresa giù nel teatro, dove abbiamo allestito questo bellissimo teatro, dove ci sono 1000 posti a sedere, lei poi si renderà conto di come è la serata, di come sono le serate. E al termine di tutto questo, il mese di agosto, andate a riposo e quindi andiamo a riposo, qual è l'attività? Cominciamo ad organizzare per il prossimo anno. No, dico, siccome è un'associazione anche sportiva, no? Sì. Quindi qual è l'attività a cui vi dedicherete? Noi ci dedichiamo al calcio, perché fondamentalmente abbiamo delle società di calcio come il 905, il Cassio Club, curiamo quelle società di calcio, però l'estate ci divertiamo, ecco. Siete liberi ad impegnarvi? Animare in questa manifestazione. Bene, alla prossima serata, così commentiamo eventualmente i risultati. Grazie, buonasera. Prego.